Eccoci qui stamattina per la solita diretta. Sono in compagnia dell'assessore Russo, l'assessore Natale e Paola Toro che oggi inquadriamo per la prima volta da questa parte dello schermo. Vai Paola. Sindaco, che giorno è oggi? Oggi è 5 aprile, domenica. Domenica delle Palme. Partiamo con gli auguri a tutti per la Domenica delle Palme. Da fare a casa, scambiarci virtualmente le palme tramite WhatsApp, tramite Messenger, tramite canali social, ma purtroppo questa mattina niente messa e dobbiamo restare a casa. Ieri sono aumentati i numeri, Paola, perché abbiamo avuto tre comunicazioni, tre casi positivi in più. Anche questi analizzati e affatto preoccupanti, fanno parte di quell'incremento che noi già conosciamo dell'onda lunga della quale vi ho sempre parlato. Infatti li posso analizzare con voi anche perché così mi piace tenervi informati. Uno dei tre casi è appunto il marito di una persona dichiarata positiva nei giorni scorsi, stava aspettando l'esito del tampone, è arrivato positivo anche lui, entrambi questa coppia di coniugi sta già bene, ha superato già la malattia, perché questo è un altro caso. È un altro fatto che sta avvenendo, già ve ne ho parlato, che oggi, trattandosi di persone che hanno contratto il virus prima dell'inizio delle restrizioni, anche questi tre casi sono tutte e tre, diciamo, possono essere inseriti in questa categoria. Oggi abbiamo persone che risultano positive, ma che sono di fatto asintomatiche asintomatiche perché hanno superato la fase della malattia. Oggi stanno meglio, stanno in una fase già di guarigione, però noi le aggiungiamo ai numeri segnalati, ai casi positivi segnalati. Il secondo, appunto, è il caso di una ragazza che ha contratto la malattia tramite una famiglia di Chieti, ultimi contatti avuti, appunto, intorno all'8 marzo. È stata male forse una decina di giorni fa, tampone, oggi risultato positivo, ma lei oggi sta benissimo. La saluto, approfittiamo del canale social per salutare tutti i positivi che sono ancora hanno superato questa malattia. Un abbraccio a tutti, a chi sta meno bene, ma anche un saluto caloroso a chi sta di fatto già superando questa fase, che sarà solo un brutto ricordo tra qualche tempo. Il terzo soggetto è un soggetto già ricoverato in ospedale da oltre 15 giorni, ha avuto diciamo, periodi poco buoni, però ieri l'ho sentito telefonicamente, mi ha detto che ora sta in una fase nella quale sta superando anche lui questo brutto momento. Quindi ci auguriamo il meglio per tutti. Questa è una malattia subdola, un virus subdolo. Bisogna stare sempre in campana perché è sempre possibile il peggioramento delle condizioni e sempre quindi va monitorato giorno per giorno. Quindi abbiamo aggiunto questi tre casi, arriviamo a un totale, Paola, aiutami, di Di 34 casi attivi, 42 segnalazioni. 37, scusami, signora, 42 37. segnalazioni, 5 casi da non considerare tra decessi e 2 fuori territorio, quindi stiamo seguendo 37 casi attivi. Ovviamente quando scattano le segnalazioni per la positività, scattano anche, a volte già erano scattate in precedenza, le posizioni di quarantena, perché tutte le persone, i familiari, i vicini, i nuclei familiari delle persone che sono dichiarate positive, ovviamente automaticamente vanno in quarantena e prudenzialmente devono restare nelle loro abitazioni in attesa di tampone per vedere se c'è la positività o meno. Quindi, ripeto, siamo arrivati a 37 casi attivi, però anche questi casi diciamo, non ci preoccupano più di tanto perché attendevamo questi risultati in sostanza. E anche nei prossimi giorni, anche oggi, probabilmente qualche altra segnalazione ci sarà perché ci sono ancora persone in attesa di tampone. Le cose positive sono sempre queste due. La prima, che il contagio è avvenuto prima dell'inizio delle misure restrittive. Io ad oggi, ad esempio, vi posso affermare, nel frattempo l'assessore Russo fa cadere il suo telefono, ad oggi posso affermare che io personalmente, per i casi di Francavilla, vi garantisco che ho parlato con tutti e li ho sentiti tutti, fino ad ora non ho un solo caso, fatta eccezione ovviamente per qualche operatore sanitario, di virus contratto nel periodo che stiamo vivendo delle restrizioni. Quindi, secondo il mio giudizio, le restrizioni dei decreti ministeriali stanno funzionando
ed è inevitabile che fra qualche giorno arriveremo allo zero e quindi inizierà questa curva di discesa che tutti quanti aspettiamo con ansia per poter ipotizzare un ritorno alla vita normale. Se ci sono domande, io sono qui. Allora, sì, ce n'è una in merito alle mascherine, delle quali forse è utile, sindaco, ricordare le modalità di consegna, perché questo cittadino ci chiede: sindaco, buongiorno, le mascherine per le donne in gravidanza, abbiamo mandato una mail ma non abbiamo ricevuto risposta. Allora, la questione è questa. Noi abbiamo consegnato circa 16.000 mascherine ad oggi. Le stiamo consegnando a tutti, non solo alle donne in gravidanza, ma a tutti. Il primo giorno, chi ha fatto le mail, i primi 2 giorni, noi deve sapere che noi abbiamo ricevuto una mole di mail che non ci aspettavamo neanche, quindi migliaia e migliaia di mail. Quindi siamo andati anche un pochino in confusione, nessuno è perfetto. Nei giorni successivi abbiamo recuperato consegnando le mascherine. Allora, stiamo consegnando presso le abitazioni solo per quei casi in cui ci sono persone che non si possono muovere dalla propria abitazione. Se, quindi rispondendo al cittadino, se puoi venire tu a prendere la mascherina, puoi farlo presso la sede del COC, da dove sto trasmettendo, cioè dietro, l'ingresso dietro al Palazzo del Mumide, il Museo Michetti, davanti al bar del comune, per intenderci. Puoi venire tranquillamente domani, sia mattina che pomeriggio fino alle 18. Negli stessi orari ti potrai recare, se sei più vicina, presso la casetta della Protezione Civile che si trova a Pretaro. Ci sono questi 2 punti di consegna, quindi chi può venire, anche se ha fatto la mail, può tranquillamente, passare in questi 2 punti e ritirare le mascherine per sé e per i propri familiari. Non si farà fila, non si fa nessuna fila, non serve alcun documento, bisogna solo passare e prendere le mascherine, molto molto velocemente e stando a debita distanza. Se invece ci sono problemi perché non puoi uscire, non c'è nessuno dei familiari che possa venire, per cortesia magari sollecita la consegna telefonando al numero del COC 085 49 20 292, fai presente di aver fatto la richiesta per email che ancora ti vengono consegnate, che vedrai che i ragazzi della Protezione Civile entro domani verranno a portarli presso la tua abitazione. Un paio di riflessioni, sindaco. La prima sulla questione del tampone, che come hai detto spesso è tardivo rispetto ad una malattia già superata, e allora da alcuni territori arriva l'esigenza di richiedere tamponi per la ricerca degli asintomatici, in questo modo per mappare meglio la Sì, popolazione. Tu che ne ne pensi? abbiamo già parlato, io sono convinto che questa cosa vada fatta. Ovviamente non è che può essere fatta dai comuni, con questo non voglio scaricare responsabilità, ma dovete capire che gli esami medici vanno fatti dalla struttura, della ASL, vanno fatti dalla regione per il tramite della ASL. Non è che un sindaco o un'amministrazione comunale si può mettere a fare esami medici ai cittadini. Questa è una cosa semplice, però la ribadisco perché magari qualcuno di noi non è nel campo e quindi può pensare che un sindaco possa prendere questa iniziativa. Io sto sollecitando affinché ciò avvenga, ma è chiaro che questa è una decisione più grande di noi. La stanno studiando a livello nazionale e ne parlano tutte le sere nei talk show e nei telegiornali, il modo per far, soprattutto per fare dei test rapidi, perché oggi un tampone, ci dà una risposta, in diversi giorni, cioè non esiste un metodo scientifico ad oggi testato per poter, o almeno non esiste, non è in possesso delle nostre ASL, un metodo scientifico testato per poter stabilire in pochi minuti se una persona ha contratto il virus oppure non lo ha contratto. E questo è il vero problema, oltre che il numero. Perché se io devo fare il tampone a tutta la popolazione, a 1.300.000 abruzzesi, ma non posso avere la risposta dopo 7 giorni. Con il metodo attuale i laboratori non ce la fanno e sarebbe anche abbastanza inutile perché avendo una risposta dopo 7 giorni, il dato potrebbe essere non più veritiero quando arriva la risposta. Quindi oggi si sta procedendo con i mezzi che si hanno. È chiaro che ci si aspetta dalla scienza e dai ricercatori un cambio di passo da questo punto di vista. Ad esempio, sentivo parlare di un possibile esame a campione su popolazioni di 100.000 persone, magari da fare al nord, al centro e al sud, per avere anche un'idea di quelli che sono gli asintomatici. Perché il vero problema oggi è questo. Ci sono molti di noi che sono già portatori
della malattia senza saperlo perché non hanno nessun sintomo. Questo per il nostro fisico non comporta nulla, però quando veniamo in contatto con altre persone, queste altre persone magari reagiscono in maniera differente contraendo il virus e magari si ammalano, magari vanno in rianimazione e possono arrivare fino alla morte. Questo è il vero problema e per questo dobbiamo usare le mascherine, per questo dobbiamo tenere la distanza interpersonale di 1 metro, per questo dobbiamo stare, seguire attentamente tutte le prescrizioni del decreto ministeriale. Ecco, per tornare alle mascherine, intanto sappiamo che nella giornata di ieri anche la stampa nazionale si è interessata al caso Francavilla. Sì, ieri sono stato intervistato dalla Radio Capital perché ha saputo di questa distribuzione di mascherine che noi abbiamo fatto su Francavilla. La giornalista insomma, rimarcava che su Roma queste mascherine sarebbero, secondo quello che mi ha detto, introvabili. Ha voluto sapere come ho fatto a procurarmene questo numero, insomma, cosa stiamo facendo. Abbiamo ricevuto molti complimenti nel corso anche di questa intervista. Ora, appena riuscirò a trovare il podcast, la Il tuo manderò. addetto stampa lo pubblicherà. Sì. Ma a proposito di questo, posto che le mascherine, ecco, si trovino, per esempio la Regione Lombardia ha emesso un'ordinanza per cui impone l'obbligo della mascherina a tutti i cittadini che dovessero uscire, cosa che per esempio non trova d'accordo il capo della Protezione Civile Borrelli, che dice: io all'aria aperta non la indosso, ma mantengo le distanze. Tu che cosa ne pensi di questa Io penso decisione? che chi può indossare la maschera, premesso che all'aria aperta e da soli, non ha nessun significato mettersi la mascherina. La mascherina va preservata e va utilizzata nel momento in cui sono a contatto, anche per pochi metri, anche all'aperto con altre persone. Quindi quando mi trovo a parlare con una persona o mi trovo ad esempio nella fila che devo fare al supermercato o alle poste, allora lì la mascherina va assolutamente indossata. Al chiuso, come stiamo noi, voi avete tutte le mascherine, io non ce l'ho perché devo parlare, però dovrei diciamo averla anche io. Siamo ben a distanza, ci siamo messi ben a distanza, come voi sapete, e appena finirò mi metterò la mia mascherina perché in un luogo chiuso va portata sempre la mascherina. Non sono d'accordo con l'ordinanza impositiva. Dall'inizio di questa crisi, come ho ribadito più volte, io ho scelto una linea, questa è un'emergenza sanitaria nazionale e quindi è giusto che il cervello che governi questa emergenza sanitaria sia uno e solo uno e quindi in questo caso sia il governo e lo Stato. Le ordinanze dei singoli sindaci, prese spot e soprattutto che fanno differenze tra territorio e territorio, possono creare solo danni. Quindi vediamo che cosa farà il nostro governatore della regione Marsilio, se lui vorrà adottare una ordinanza al pari di quella della regione Lombardia che ha adottato Fontana, noi la rispetteremo. Noi siamo qui per rispettare ciò che ci viene ordinato dal livello centrale, quindi dallo Stato. Ad oggi l'obbligo di mascherine non c'è. Però anche qui noi usiamo il buon senso e indossiamo la mascherina. Devo dire sinceramente che quelle volte in cui sono andato in giro per i controlli, ad esempio ho osservato la fila dell'ufficio postale, qualche fila sui supermercati, devo dire che la stragrande maggioranza di voi le indossa le mascherine. Poi c'è anche il caso isolato che trasgredisce, però noi ci teniamo a debita distanza perché siamo bravi, capiamo bene quello che dobbiamo fare. E questa comunità devo dire che sta reagendo a questa situazione in una maniera ampiamente al di sopra delle aspettative. Veniamo agli spostamenti. Livio ci chiede: io devo firmare i documenti per la cassa integrazione, ho il commercialista a Tollo, come faccio? Posso arrivarci io come tanti altri? Non ho una stampante scanner a casa. E poi ci dice: non si potrebbe inserire un servizio del genere nel comune di Francavilla, così evitiamo di uscire dal comune, le cartolibrerie sono tutte quante chiuse. Intanto ci sono 100 modi per apporre una firma oggi attraverso metodi alternativi. Se il commercialista non riesce a trovare questa soluzione, bisogna vedere pure se puoi fare il fatto che tu abbia uno scanner. Oggi basta un telefonino e io sono convinto che tu un telefonino ce l'hai e sono convinto che riesci a fare una fotografia, un documento firmato e mandarlo a WhatsApp.
Non ci credo che uno che lavora oggi non abbia un telefonino e non riesca a mandare WhatsApp un documento firmato. Bisogna chiedere al commercialista se questo è sufficiente. E così non ti sposti, non vai a tollo, non vai a firmare nulla, ma ti fai mandare il foglio WhatsApp, ci apponi una firma in qualche modo. Se serve una stampa per poter mettere una firma, le tabaccherie sono aperte e qualche tabaccaio la stampa te la fa senza nessun problema e senza spostarsi di tanto dalla propria abitazione, quindi le soluzioni ci sono, Livio. Pensaci bene perché non serve. Oggi nel 2020 e con questa crisi e con questo sviluppo della tecnologia che abbiamo avuto, pensare di dover andare a tollo per mettere una firma è un qualcosa sinceramente che un po' mi sconcerta. Ecco, rispetto alle mascherine c'è un altro commento del signor Nando che ci dice l'obbligo è necessario perché, perché quelle chirurgiche difendono solo se tutte la indossano, ma è esattamente quello che dicevamo. È quello che dicevamo, cioè la chirurgica non ci protegge da ciò che entra, per capirci, ma la chirurgica impedisce che quando io parlo come sto facendo, possa emettere particelle, organiche. Infatti Paola Toro, appena finiamo l'intervista, cosa fa? Prende il tavolo e lo disinfetta con lo spirito. Mi aiuta anche in questo, è brava, perché io sto parlando e quindi questa superficie che ho davanti a me è ovvio che sarà piena di minuscole particelle della mia saliva che cadono sul tavolo e quindi diventa una causa di potenziale contagio. Se avessi indossato la chirurgica, questo non sarebbe avvenuto perché l'emissione sarebbe stata pari a zero. Molto bene. Buongiorno, ci dice Paola. Posso venire a prendere la mascherina per mia suocera che vive a Francavilla, ma io abito a Miglianico, ha 87 anni e non cammina bene. Poi un'altra domanda. No, scusa, a questa domanda rispondo assolutamente no. Per favore chiama il 49 085 49 20 292, che è il nostro numero. Ci spieghi all'operatrice che ti risponde o all'operatore che ti risponde la situazione e noi mandiamo la protezione civile a casa di tua suocera. Stai tranquilla che non devi venire da Miglianico per fare questo. E continua, sono un'insegnante e come sapete facciamo lezioni a distanza. Purtroppo ho bisogno di materiale didattico, ma a Miglianico non trovo niente. Mi sono informata che il supermercato Oasi dispone di questo materiale. Come posso fare? Beh, non penso innanzitutto che sia solo il supermercato Oasi ad avere questo materiale, però per una causa di lavoro come questa, se è vero che proprio non trovi assolutamente il materiale, se è vero che questo materiale è assolutamente indispensabile, a parte che c'è qualcuno che fa la consegna a domicilio, ci sono diversi commercianti che fanno la consegna a domicilio, non so se nel comune di Miglianico questo sta avvenendo, ma penso di sì, però la consegna a domicilio di questo tipo di forniture è possibile come per tutti i beni. Diversi negozi si stanno organizzando proprio per questo motivo per fare consegne a domicilio. Quindi io guarderei prima se riesci a trovare un canale come questo e solo se è impossibile tutto questo, allora potresti fare la trasferta all'Oasi, tenendo presente però che se ti ferma una pattuglia dei carabinieri della finanza, come sta succedendo quotidianamente, questa giustificazione poi dovrà essere valutata dalla gente che potrebbe per un caso del genere anche elevare una sanzione nei tuoi confronti. Ombretta ci chiede, sindaco, dopo un mese qui avrei necessità di andare dai miei a 100 km da qui. Sono anziani, ho il modello di autocertificazione, si prevedono ulteriori restrizioni, immagino debba uscire fuori provincia. Io penso che la parola ho la necessità di andare dai miei bisogna valutarla molto molto bene, perché tu non puoi andare dai tuoi a 100 km di distanza, ci deve essere una ragione che non è voglio rivedere i miei genitori, perché a ognuno di noi mancano i propri carichi, chi non li ha vicino, e quanto vorrei riabbracciare i miei fratelli e le mie sorelle. Alcuni miei zii, però non ci posso andare e non ci vado. Quindi dover rivedere i tuoi, che significa? Significa che li devi andare ad accudire, che tua madre e tuo padre stanno male, che non hanno possibilità di essere accuditi nella zona dove stanno loro a 100 km, perché non bisogna scambiare la necessità con ok, dopo un mese è giusto che io vada a trovare perché li voglio salutare i miei genitori. Questa seconda cosa non si può fare, solo la necessità ti consente di spostarti. Buongiorno sindaco, la mia compagna ha il domicilio a Francavilla e dovrebbe recarsi all'obitorio della clinica Spatocco per la morte di uno zio di primo grado, non per coronavirus. L'amministrazione della clinica consente l'accesso uno alla volta, ci può andare?
Beh, una alla volta, come seguendo le regole per andare a dare l'ultimo saluto in questa forma, si può fare. Io sinceramente eviterei, abbiamo avuto anche noi un lutto purtroppo, ahimè, e purtroppo quest'ultimo saluto oggi in questo momento che viviamo si può fare tranquillamente con da casa, magari pregando e pensando alla persona cara, ma questa visita potrebbe essere tranquillamente essere evitata. Ok, immagino che possiamo chiudere perché ci sono alcune domande, ma Sì. ripetono quello che abbiamo già detto. C'è però Arianna che dice Paola Toro santa subito e quindi questo ci tenevo a Arianna, leggere. tu conosci la parte bella, non conosci il diavolo che è in lei, quindi poi dopo un giorno faremo una puntata su Paola Toro, la faremo proprio ad Non hoc. penso sia necessario e possa interessare. Chiudiamo? Ok, allora a questo punto rinnovo gli auguri, buona Domenica delle Palme, un saluto a tutti qui dal COC, sede della Protezione Civile di Francavilla al Mare.